sacerdote che ha cercato di compiere il suo servizio di pastore, una persona molto vicina alla gente, molto coinvolta nella vita di ogni giorno, nelle sofferenze, nelle difficoltà. Io ho visto tante persone che in questo momento lo stanno salutando, chi ricorda un fatto, chi una frase, è una persona che è entrata davvero nei cuori di tanta gente. E oggi lo salutiamo, ma siamo certi che il Signore lo coglierà nel suo regno. Ovviamente tutto dipende dalla carità che avrà fatto. Molte cose si dicono di lui riguardo a questo particolare, molte altre verranno fuori, ma credo che la maggior parte è quella carità che lui ha nel silenzio espletato in favore di tante persone. Sono proprio questi poveri, questi amici del Signore che lo accoglieranno e gli daranno la gioia di poter contemplare il volto del suo amato Gesù. È una grave perdita per l'intera famiglia Gelese. Certo, purtroppo quando delle persone, dei testimoni di fede come lui lasciano la nostra città, lasciano la nostra chiesa locale, chiaramente si sente il vuoto, si sente la mancanza. Io credo molto nel fatto che davanti al Signore potrà adesso con molta più efficacia elargire le benedizioni di Dio. Ne abbiamo davvero molto bisogno, sappiamo che la nostra città in questo momento si trova in una situazione difficile e sono certo che lui, insieme con tanti altri che ci hanno preceduto e che hanno amato ed amano questa città, pregheranno il Signore per le tante benedizioni. Cosa ricorderà di Monsignor Labiso? Ma anzitutto la sua affabilità nei miei confronti, direi quasi una devozione per certi versi. È una persona davvero molto, molto squisita, molto delicata e devo dire anche in questi 2 anni in cui l'ho conosciuto, una persona di una profonda spiritualità. Forse non si scorgeva molto all'esterno, ma ho saputo quello che di fatto io ho sempre sentito dentro di me. Una conferma. Pare che il Signore, nel momento in cui lo chiamava, egli rivolgeva lo sguardo verso l'icona. Questo credo che sia una dei particolari che solo pochi intimi in questo momento possono sapere, ma penso che sia giusto risaltarlo.